Che freddo stamattina! Che freddo stamattina! Dove cosa va a prendere? Nulla, avevamo fatto, dico avevamo perché abbiamo collaborato entrambi, un principio di treccine qua sul davanti molto carine, ma non avendo i lacci per legare. Ho collaborato mettendo i capelli. Io ho collaborato mettendo i capelli, sì. Sì, ti pare poco? Ti stavo dicendo che non avendo i lacci per tenerle ferme, abbiamo optato per lasciarle così libere e durate 3 secondi, giusto il tempo di fare qualche scatto e via. Pazienza. Comunque, stiamo tornando, a dir la verità, per neanche 24 ore a Bergamo, perché domani mattina dobbiamo andare a Milano, dobbiamo fare delle cose di lavoro e poi nel pomeriggio abbiamo l'appuntamento, la visita per una, credo, delle ultime, molto probabilmente sì, ecografie, quindi domani finalmente rivedremo il piccolo serpellino. Allora, sono tornata a casa da un'oretta e mezza, quasi 2 ore, e ho deciso di tirar fuori tutte le cose del bimbo che avevo messo durante questi mesi negli scatoloni in una zona apposita. Ho tirato fuori tutto e ho iniziato a fare un po' il punto della situazione e in questi 2 giorni, in questo giorno, ecco, diciamo stasera e domani, che saremo qua a Bergamo, inizierò a lavare tutto, copertine, tutti gli abitini, lenzuoli, insomma quello che ho già, in modo da aver già tutto preparato. Perché c'è ancora la nostra famosa borsa lì vuota che aspetta solo di essere riempita, ma a breve lo faremo. Comunque nulla, è una... Qui ho diviso tutti i calzini, i completi, poi vedremo anche per quanto riguarda i primi cambi da portare all'ospedale. Qui abbiamo tutta una serie di body, qui altri completi, un po' di bavagline, devo prenderne altre tra l'altro, e basta. Ovviamente sono diverse misure, alcune cose più piccole, alcune cose più grandicelle, insomma, perché dipende quando nascerà e che dimensioni avrà. Momentaneamente utilizzeremo questi 2 cassettoni che sono vuoti, disinfettati, puliti, eccetera, per mettere dentro tutte le sue cosine e poi quando arriverà la sua cameretta, i suoi armadietti, sposteremo tutto di là. La settentrionale, quella caucasica e quella meridionale attraverso l'Africa. Le 4 grandi rotte dell'eroina hanno un unico punto di partenza, l'Afghanistan, il principale produttore mondiale di oppio.